noi stiamo partendo e andiamo giù. Ora Domenico vi spiegherà cosa facciamo, cos'è l'altura. Io guido e lui vi racconterà qualcosa. Signori, Domenico Pozzovivo, ecco a voi. Buongiorno a tutti. Oggi venendo da due giorni di carico con 5 ore avantieri e 4 e mezza ieri, un totale di 7.300 metri di livello. Oggi abbiamo in tabella un giorno di scarico e qui allo Stelvio ci sono 4 possibilità: o fare riposo assoluto, oppure sfruttare magari un piccolo pianoro che c'è a 6 km dalla cima e fare un po' di vasche lì, però comunque dopo c'è da risalire gli ultimi 4 km che sono duri. E poi oggi non è una giornata proprio ideale perché comunque c'è poco sole e molto vento. L'altra opzione è quella dei rulli, però l'ho scartata perché c'è anche Rello, quindi ne approfittiamo allora per andare giù nella Valtellina e fare un po' di vasche. Comunque c'è una zona di una trentina di chilometri in cui si può fare una discreta andatura da giorno di scarico. Una domanda: stanotte ho avuto mal di testa, ho fatto fatica a dormire, alle 6 ero già sveglio, è normale? C'è adattamento, ci vuole un adattamento particolare a questo tipo di altura? Ma è normale, perché se avessi avuto il saturimetro avresti visto che la concentrazione di ossigeno nel tuo sangue sarebbe stata molto più bassa del normale, e penso che il 90% delle persone la prima notte a più di 2700 metri fanno molta fatica ad avere un sonno normale. Quindi tra la fatica accumulata ieri e comunque l'altura, il fatto che tu non abbia dormito bene è più che normale. Nel mio caso sono abbastanza abituato a questo tipo di condizioni, però di solito per me il terzo giorno è quello un po' più critico, e oggi è la terza notte, quindi anch'io non ho avuto una notte di recupero completo, però so che è così e quindi è anche una maniera per cercare poi di allenarsi anche a questo tipo di stress. Quanti giorni bisogna fare in altura, Domenico, per avere un beneficio? E perché si fa l'altura soprattutto negli ultimi anni? Allora, su questo tipo di, diciamo, sull'efficacia dell'altura e sui giorni che bisogna fare a determinate quote ci sono diversi studi. Però volendo fare una somma un po' così grezza, in base anche all'altitudine cambiano i giorni minimi a cui bisogna sostare con l'altitudine. Parlando dell'altitudine in cui siamo in questo momento, a 2750, il periodo ideale è tra i 10 e i 12 giorni. Stiamo scendendo lo Stelvio e dall'altra parte arrivano tantissimi corridori, tantissimi professionisti, tantissimi cicloamatori. Ieri io, dopo tanti anni, sono tornato qui, vedevo facce sconvolte e mi chiedevo come mai sti corridori erano così sconvolti. Poi mi sono reso conto da solo, ci ho impiegato 2 ore e 25 a fare lo Stelvio. È normale andare in crisi su una salita del genere, ma l'altura può portarti ad andare prima in crisi? Sì, è un combinato risposto, una serie di fattori che si sommano. È una salita veramente molto lunga, perché comunque anche farla ad andature da professionista ci vuole più di un'ora, e in più la maggior parte poi dello sforzo lo fai sopra i 1800 metri, che è una soglia, diciamo, che segna una differenza importante nella possibilità di esprimere watt sulla bici, soprattutto se diciamo sia nei primi giorni di ritiro, in cui non si è ancora adattati all'altura, e soprattutto un amatore quando viene a fare lo Stelvio non viene a prepararlo, cioè viene e lo fa. Quindi succedono tanti casi poi di gente che la vedi negli ultimi 3-4 km a zigzag o a scendere dalla bici per prendersi un attimo di respiro. Stiamo scendendo lo Stelvio e dall'altra parte arrivano tantissimi corridori, tantissimi professionisti, tantissimi cicloamatori. Ieri io, dopo tanti anni,
sono tornato qui, vedevo facce sconvolte e mi chiedevo come mai sti corridori erano così sconvolti. Poi mi sono reso conto da solo, ci ho impiegato 2 ore e 25 a fare lo Stelvio. È normale andare in crisi su una salita del genere, ma l'altura può portarti ad andare prima in crisi? Sì, è un combinato risposto, una serie di fattori che si sommano. È una salita veramente molto lunga, perché comunque anche farla ad andature da professionista ci vuole più di un'ora, e in più la maggior parte poi dello sforzo lo fai sopra i 1800 metri, che è una soglia, diciamo, che segna una differenza importante nella possibilità di esprimere watt sulla bici, soprattutto se diciamo sia nei primi giorni di ritiro, in cui non si è ancora adattati all'altura, e soprattutto un amatore quando viene a fare lo Stelvio non viene a prepararlo, cioè viene e lo fa. Quindi succedono tanti casi poi di gente che la vedi negli ultimi 3-4 km a zigzag o a scendere dalla bici per prendersi un attimo di respiro. L'ultima cosa per quanto riguarda l'altura, l'età. Ci sono squadre che oggi portano i ragazzini in altura per fare altura. È un argomento che a me preme molto e vorrei che tu spiegassi cosa vuol dire per un giovane fare altura, perché se adesso si va verso un ciclismo esasperato, ci sono allievi che addirittura fanno altura, juniores, si può fare altura anche a quell'età lì tranquillamente? O sarebbe anche meglio? A livello fisiologico non ci sono controindicazioni sul fatto di allenarsi in scarsità di ossigeno, diciamo, in condizioni di altura. Il problema magari semmai per un allievo e anche magari sì, per noi juniores è esagerare con questo tipo di salite. Sicuramente se ci sono dei rapporti limitati per quelle categorie è perché si cerca di preservare anche il loro sviluppo muscolare. È limitare il rapporto, ma poi fare una salita in cui comunque spingerai ben che vada 70 pedalate per un'ora e mezza, diciamo, non ha tanto senso. Comunque è uno sforzo veramente enorme. Si può fare una volta come esperienza, dicevo, aveva fatto lo Stelvio, ma a livello di allenamento, essendoci magari a Livigno la possibilità di fare comunque una sorta di pianura, comunque delle non salite lunghissime come il Trepalle, diciamo mi manterrei su quel tipo di orientamento lì, non fare giri dello Stelvio, del Gavia 2-3 volte a settimana. L'aggiungo io, fino alle categorie allievi, magari un castello di sabbia al mare, secondo me è meglio. Poi dopo la scelta è vostra. È un momento importante perché lui non si ferma mai. Devi dire di chi è il fatto quando è arrivato. Stiamo facendo pianura, io sono già tutto. È una delle poche volte che si ferma, bisognava immortarlo.